Questo liquido non è uscito da una sorta di film di fantascienza. È del tutto reale. Si tratta di ferro fluido, una misteriosa sostanza composta da minuscole particelle magnetiche che le permettono di fare cose del genere. Ma come funziona? Cosa succederebbe se ci si tuffasse in una vasca piena di questa sostanza? E cosa succederebbe al vostro corpo? Questo è Cosa succederebbe se? Ecco cosa succederebbe se vi tuffaste in una piscina di ferro fluido. Il ferro fluido è una sostanza liquida che risponde ai campi magnetici. Quando si avvicina a un magnete, si formano increspature e picchi che creano forme quasi aliene. È un oggetto divertente, ma non solo per giocarci. La NASA lo ha sviluppato originariamente per controllare e spostare il carburante liquido nello spazio. L'industria medica sta studiando come utilizzarlo per trasferire i farmaci in parti specifiche del corpo. Ma nonostante tutti questi incredibili usi, il ferro fluido non è economico. Un litro di ferro fluido costa quasi 200 euro. Cosa succederebbe quindi se riempissimo una piscina di ferro fluido e ci tuffassimo? Beh, se usassimo una piscina olimpionica, il costo sarebbe di oltre 500 milioni di euro. Il ferro fluido viene prodotto in quantità estremamente ridotte, il che lo rende molto raro. Ma dovremmo anche trovare un modo per immagazzinarlo e trasportarlo. Le sfide logistiche sarebbero un vero incubo. Ma andiamo avanti e supponiamo di aver risolto questi problemi. Ora abbiamo una piscina piena di ferro fluido. Ma aspettate, senza magneti il nostro ferro fluido sarebbe piuttosto noioso. Si comporterebbe come un normale liquido. Aggiungiamo quindi un pizzico di divertimento. Gettiamo alcuni magneti ad alta potenza sia dentro che intorno alla nostra piscina. Ora sì che si ragiona. Il ferro fluido inizierebbe subito a incresparsi e a muoversi sulla superficie della piscina. Bene, ora che la piscina è stata attivata è il momento di tuffarsi. La prima cosa che si nota è la densità del ferro fluido. Le minuscole particelle magnetiche all'interno del ferro fluido ne aumentano la viscosità, rendendolo molto più denso dell'acqua. Quindi, al primo tuffo, sembrerebbe di sprofondare nelle sabbie mobili, piuttosto che fare un tuffo veloce in una piscina normale. E quando si cerca di nuotare, la situazione peggiora. La viscosità e le increspature magnetiche della piscina renderebbero incredibilmente difficile muoversi. Si avrebbe la sensazione di trovarsi in una densa e ondosa piscina di fango, ma la densità del ferro fluido renderebbe più facile galleggiare. Ora, nuotare in questa sostanza non sarebbe l'unica parte pericolosa. Tra i vari tentativi di nuotare e le continue increspature, è inevitabile che un po' di ferro fluido finisca in bocca e negli occhi. Il ferro fluido all'interno della bocca sarebbe denso e disgustoso. E a seconda della forza dei magneti, potrebbe anche incresparsi all'interno della bocca. Potreste soffocare a causa della viscosità del liquido e della quantità ingerita. Ma supponiamo che sia sceso in gola e sia arrivato nello stomaco. Che cosa succede ora? Si avrebbero nausea, problemi digestivi e forti dolori allo stomaco. Le nanoparticelle magnetiche contenute nel ferro fluido non sono fatte per essere ingerite. E c'è sempre la possibilità che il ferro fluido all'interno del corpo reagisca con i magneti all'esterno della piscina. Si parla di un forte mal di pancia. Non solo, ma se avete un dispositivo medico all'interno del corpo, come un pacemaker, il ferro fluido potrebbe reagire con esso, mettendovi in serio pericolo. A seconda della quantità ingerita, il ferro fluido provocherebbe un certo fastidio e poi verrebbe digerito, come qualsiasi altra sostanza. Ok, basta divertirsi con il ferro fluido. È ora di uscire. Quando uscirete dalla piscina, sarete ricoperti dalla testa ai piedi di questo liquido nero. Si attaccherebbe al corpo, ma non sarebbe impossibile toglierlo. Basta una sciacquata sotto la doccia per tornare come nuovi. Anche se il ferro fluido sembra incredibilmente interessante, probabilmente è meglio lasciarlo alla NASA e agli esperimenti scientifici su piccola scala. Riempire la piscina è comunque troppo costoso e non ci si può nemmeno nuotare.
Sapete quale potrebbe essere una sostanza migliore con cui riempire una piscina? Il gallio. Ma questa è una storia per un altro. Cosa succederebbe se...